Il problema del precariato nell'impiego pubblico è particolarmente evidente in Italia, in particolar modo nella scuola italiana. Nella scuola italiana ormai da 20 anni non si applica una direttiva comunitaria, la direttiva 70 del 99, che detta delle regole precise per evitare l'abuso dei contratti a termine. È il problema di tanti supplenti della scuola italiana, ma non solo, perché il problema è analogo in Spagna, ma anche in Germania e in altri paesi. È un problema che come ANIEF, aderente alla CESI, abbiamo affrontato negli ultimi 8 anni con le diverse battaglie giudiziarie e battaglie che sono nate presso prima i tribunali amministrativi, poi i tribunali del lavoro, fino a raggiungere in Cassazione, in Corte Costituzionale e finalmente in Corte di Giustizia europea. Ma anche lì, dopo aver avuto una vittoria 3 anni fa che ha dichiarato illegittima la normativa italiana e contrastante con il diritto dell'Unione, questa battaglia comunque è continuata perché le soluzioni legislative fatte dal Parlamento e dai governi che si sono successi in Italia non corrispondono a quello che ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede tutela per i lavoratori precari, ci chiede la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo, e questo per evitare gli sfruttamenti. Poi ci sono anche i problemi che riguardano coloro che hanno i contratti atipici, un altro grande problema che si vive non solo in Italia, ma si vive per più di tanti, quasi 20 milioni di lavoratori in Europa, con contratti che sono diversi da quelli normali, ma che molto spesso corrispondono a effettive esigenze e quindi dovrebbero avere la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Per questo, in questo convegno qui al CNEL, al CESE, chiediamo innanzitutto, come l'abbiamo chiesto appunto al CNEL d'Italia, ma qui al CESE, al Comitato Economico Sociale Europeo, di impegnarsi attraverso anche un'inchiesta che riguardi tutti i paesi, come il CESE ha chiesto e ha avuto anzi finanziato un progetto dalla Commissione europea proprio per impegnarsi per un anno in un confronto in diversi paesi per vedere come questa direttiva comunitaria sui contratti a termine è applicata. Però chiediamo anche al CESE, che è importante per il ruolo che ha, anche per i pareri che deve dare al Parlamento europeo, un Parlamento europeo che dopo un nostro anche interesse ha espresso una raccomandazione e una risoluzione approvata neanche pochi mesi fa, dove appunto chiede alla Commissione europea, a tutti gli stati membri e a tutti i governi dell'Europa di cambiare questa direttiva, ma in maniera favorevole per i lavoratori, non in maniera peggiorativa. Quindi cercare di applicare il diritto dell'Unione in tutti i paesi per avere una maggiore crescita sociale, per avere quell'Europa solidale che chiediamo tutti e che è il motto anche per queste elezioni europee.